È il momento di farsi dei nemici in questo istante. No, perché... Partiamo da una notizia che in realtà è all'atere, cioè non parla del gioco, va bene ragazzi? Così entriamo in un discorso che poi magari approfondiremo la prossima volta. Tu lo compri? Allora parlerò di quello che abbiamo visto entrambi. Io poi mi sono guardato anche qualche live, ammetto. Ma comunque partiamo dall'inizio, così non facciamo arrabbiare subito le persone. In realtà noi ci siamo già un po' scornati con la fanbase di questo gioco qua quando fu annunciato la prima volta. Quando hanno mostrato i trailer dove mostravano alla fine le edizioni varie che si possono comprare, abbiamo espresso delle perplessità. Perché sì, tutto figo che è il seguito spirituale di Budokai Tenkaichi 3 del 2007, ma per quanto potrai fare un gioco che richiama quella solfa lì, non sarà come il 2007. È passato da un bel pezzo, sono 17 anni, il mercato dei videogiochi è cambiato, quindi adesso le proposte degli sviluppatori sono diverse. Non c'erano i DLC, non c'erano le microtransazioni, non c'erano le mega edizioni deluxe del Day One, non c'erano tutte le componenti Game as a Service, e su questo gioco ci stanno tutte. Quindi bello, sì, la base è come quella del 2007, ma con le cose che un po' fanno prurito... Decidete voi se bello o brutto dell'epoca odierna. E abbiamo espresso delle perplessità. Abbiamo avuto in quella chat di Twitch certa gente col paraocchi che non ne voleva sapere. Ecco una parte delle edizioni speciali, no? Le statuette, i diorami, quelle robe lì, che sono state promesse a prezzi esorbitanti perché Dragon Ball vende sempre. Allora, il discorso è che esiste questa collector da... $200, ma credo che ne costi 300, cioè quindi si sottrae il gioco per dire il costo della statuetta, dove praticamente i fan si sono lamentati della qualità, perché un diorama che dovrebbe costare parecchio in realtà sembra non aver disatteso un po' le aspettative qualitative. Domani lo sapremo meglio, considerando che arriveranno a tutti. Questa era sull'esposizione di una teca. E queste sono le foto. Adesso, raga, cioè, sinceramente, nel senso, dai, queste sono le action figure che compravi a 20-30 euro nei negozi di giocattoli. Non è una statua da avere. Adesso, se riesco a prendervi altri... Uno ti direbbe, vabbè, basta che ti compri edizione standard. Però tu non puoi sapere, con tutti quei mesi d'anticipo, quando aprono i pre-order, visto che poi sono comunque limitate, le edizioni limitate... Come sarà la qualità della statua e di quello che vai a pagare, somme belle grosse. E peggio ancora poi quella cosa pure che hanno incluso anche solo nella special, che ti dà 3 giorni di accesso anticipato. Poi hanno rotto il day one anche con l'edizione speciale, cioè l'edizione normale, quindi facendoti risparmiare in realtà pecore quelli che hanno comprato il gioco a 100 euro con i DLC. Esattamente. Quindi la situazione che ne viene fuori è... Anche solo da questo, che può sembrare una cosa minima, perché ovviamente la statua l'hanno commissionata, eccetera, voglio dire, non è che... Sparking Zero non può fare schifo per colpa di una collector sbagliata. Certo, per carità. Il gioco conta. Però stai parlando di un gioco che era atteso come la Madonna, praticamente, cioè si sarebbe aperto il cielo che doveva uscire. Perché non... per una volta sola, perché non investirci un po' di più? Falla anche pagare di più se dice che non ci rientravi nei costi, ma perché presentarti con un prodotto che è palesemente deludente per i fan, quando è il gioco per eccellenza per celebrare una fanbase che t'ha seguito, ha comprato giochi molto meno interessanti nel corso del tempo. I giochi di Dragon Ball ne escono sempre circa 10 all'anno e sono spesso oltre la mediocrità, o spesso che si addicono solo a gusti del pubblico giapponese. Questo è comunque una delle punte di diamante del brand in termini videoludici. Diciamo che avrebbero potuto fare le cose meglio piuttosto che comunicare, perché questa è una cosa a livello comunicativo grave secondo me, che tanto se lo comprano lo stesso perché è Dragon Ball, andiamo a risparmio. È brutto. Eh sì. E soprattutto voi che non vi sentite offesi, diciamo che... Fate la figura dei pecoroni, come ho definito. Gli date ragione, assolutamente, no? È come se noi tutto quello che esce di Fortnite, no, è bellissimo, perché ci possiamo guadagnare magari, no? Comunque. Esatto, shoppano col codice, noi siamo felici, cioè, però questo atteggiamento è da consumatore beota, cioè, scusate se ve lo dico. Ti devi, secondo me, io fortunatamente non sono così legato a Dragon Ball ultimamente, da piccolo mi piaceva tantissimo, per carità.
Però se io fossi un fan che effettivamente questo gioco ci stava ad aspettarlo, cioè nel senso genera curiosità in me che non me ne frega più nulla di Dragon Ball da anni, figurati per un appassionato. Cacchio, pensare che l'azienda il massimo che dà è questo, cioè tu che sei un fan accanito che ti compreresti la statua già ti mette in questa situazione qui, un po' la situazione puzza. E poi abbiamo già notato delle cose che abbiamo visto perché conosciamo una persona che ci ha già giocato, ci ha mostrato un po' di cose. E io anche mi sono andato un po' a informare guardandolo questi giorni per chi ce l'aveva in accesso anticipato. Confermiamo tutto quello che abbiamo detto, l'abbiamo visto in diretta l'altra sera io e te. Il fatto che lui avesse le sfere del drago comprate dalla Deluxe gli permetteva di avere più soldi per prendere più personaggi subito, o comunque i bonus pre-order di PG sbloccati. È una cosa che usi una volta sola nella vita, ti rimane sì. Il gadgettino. Io non... cioè, per dirvi, è questa cosa qua. Abbiamo notato poi che il roster è, di personaggi, qui stiamo dicendo, è falsamente gonfiato per il fatto che tutte le trasformazioni di un personaggio, prendete Goku, no? Quindi c'è Super Saiyan 1, 2, 3, non sono nella casella di Goku, sono un personaggio a parte che tu puoi selezionare. E sebbene si può trasformare durante il combattimento Goku, ovviamente Goku da solo occupa una riga e mezzo, tipo, con tutte le trasformazioni che c'ha. In questo modo il roster sembra più nutrito di quello che è. È un dubbio che abbiamo sollevato quando, insomma, stavano uscendo sempre più notizie su questo gioco, no? Mm-hmm. Quando facevano vedere soltanto pochi personaggi. Oh, poi ragazzi, io do del pecorone a chi si è comprato anche soltanto quella da 100. Ma ovviamente voi potete fare quello che volete con i vostri soldi, se l'hai fatto con la massima consapevolezza, ok. Ma questo appellativo parte dal fatto che abbiamo visto un botto di gente che semplicemente diceva: lo prendo perché, cazzo, Dragon Ball è la mia vita. Sì, ma stai capendo che cosa stai andando ad acquistare? Non mi importa, io Dragon Ball gli do anche il culo. E allora sei un pecorone. Se poi dici, vabbè, non è proprio conveniente, ma io voglio comunque dargli 100 euro perché non mi ha di aspettare, quello già lo capisco di più. E soprattutto lo capisco da una persona adulta che magari lavora, Ma... cioè, io vedo cecità. Sì, poi forse ha fatto l'investimento, quindi spesi i soldi, deve difendere l'acquisto che ha fatto. Cioè, non puoi dire dopo che ho speso 120 euro. No, che delusione, mi sono rimasto inculato, è mezzo scam. Invece c'è qualcuno onesto, perché tu mi hai passato delle recensioni di Steam, che adesso sì, provo a mettere... le prime che ci stanno. Adesso provo a mettere a schermo. Per esempio, qua c'è scritto: sconsigliato, prodotto inferiore e deludente. Giocate a Kakarot per la storia. Che tu l'hai giocata, avevi detto che poi, tra l'altro, sembrava chissà che, poi no. Carino per la storia, ma il problema è che è frammentato anche quello con i DLC. E dicevano, lo promuovevano e tutti quanti lo esaltavano come la storia di Dragon Ball definitiva, dall'inizio alla fine, completa. Vai a vedere, sì, però devi comprare il resto. E allora vattene a fanculo, No, no. Sta emergendo quello che pensavamo, cioè un gioco che, per, come posso dire, per lo storico dei giochi di Dragon Ball, comunque sì, c'è uno sforzetto in più, però non è, secondo me comunque rientra sempre nell'idea dell'occasione sprecata. Potevi fare molto 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 più di così. E poi ovviamente, come immaginerete, il competitivo non c'è in un gioco del genere, nel senso che è sbilanciatissimo. Sì, questo, ma è però fatto apposta per essere... era praticamente confermato, però nel corso del tempo questo poi rischia di diventare un fattore per quel che riguarda magari quanto saranno attivi i server, perché se poi non c'è una community che veramente ci si dedica, al di là del fatto che ci giochi con gli amici un po' di volte, non so poi quanto diventa strutturato, diciamo così. Hanno già programmato ovviamente una serie di DLC che credo siano inclusi nelle versioni maggiorate, però insomma, ecco, c'è molto da dire. Il gioco non vale 70 euro, chiunque non l'avesse ancora preso aspettasse qualche sconto. Sul gameplay, grazie a tutti i contenuti, non c'era dubbio che fosse divertente. La modalità storia è raccimolata di 3 o 4 vignette casuali, questo me l'hanno detto in tante persone, che in realtà è più interessante la parte what if che non quella della storia base, che è molto
che è molto lasciata a se stessa. Peccato perché io in Tenkaichi 3, che ci ho giocato tanto, non era male, se non sbaglio, la componente delle trame, eccetera, era abbastanza articolata. La maggior parte delle volte è sempre quella, però, che si adatta al gameplay del gioco, e nei Budokai Tenkaichi era di tutto rispetto, cioè, soprattutto per gli standard dell'epoca, dicevi, cazzo, ora posso farla io la storia di Dragon Ball, che me la vivo. E poi c'era tipo Xenoverse, che io mai giocato, però era sempre stato elogiato, ancora oggi, per il fatto che te la crei tu perché c'è il tuo personaggio. Carità, nessuno di noi l'ha provato, abbiamo visto, abbiamo guardato. Senza dubbio farà un sacco di soldi, mi sembra che già aveva tipo, quando è uscito, 100.000 concurrent players su Steam, nonostante fosse l'accesso anticipato, calcola, quindi... Cioè, meglio di Concord, vabbè, scherzo ovviamente. Però, cioè, faranno un sacco di soldi? Sì. Durerà nel tempo? Cioè, vorrei sapere... Questo è molto importante, come domanda finale. Questo gioco, tra un anno, come ce lo vogliamo ricordare? Come un grande omaggio ai vecchi Dragon Ball, fatto bene, con amore, che la community ricorderà? O come l'ennesima estrazione di soldi basata su un nome che ha lucrato sulle aspettative della gente? Per me questa è una domanda fondamentale. Lo so che questa domanda non se la fa il publisher, che ci guadagnerà e stop. Però secondo me è importante pensare che un sequel spirituale di un gioco leggendario, per alcuni aspetti, diciamo così, a me dispiace che finisce in quel pantano di videogiochi mediocri, o comunque, ecco, poco più della media, che finisce per essere un accontentino delle persone. Vedremo come andrà, come verrà recepito, quanto durerà nel tempo, eccetera, eccetera. Fin dei conti, la saga di Budokai Tenkaichi è basata sul picchiaduro, quindi non puoi aspettarti un Kakarot mischiato a Budokai. Ma perché non ci può essere una buona storia su un Dragon Ball? Infatti, non si è capito. Cioè, non è che una cosa esclude l'altra. Budokai Tenkaichi, soprattutto il 3, era bello perché c'era una bella modalità storia, si giocava bene, era un picchiaduro con anche le combo, ma non era un picchiaduro vero e proprio, perché c'era uno sbilanciamento mostruoso. E un picchiaduro presuppone che tutti i personaggi siano sullo stesso livello e la tua abilità la fa da padrone, ma ognuno ha le mosse diverse, il personaggio è quello che li diversifica. Su Budokai Tenkaichi, Mr. Satan è una pippa, come il vero personaggio, perché non è un Saiyan, un alieno, eccetera, eccetera. Capito? Però su un Fighter Z tutti i personaggi sono sullo stesso livello, salvo poi alcuni aggiornamenti, ma tu puoi vincere con chiunque. E qui invece la modalità storia è sacrificata, e Budokai Tenkaichi 3 era figo perché, oltre ad avere una bella modalità storia e un gameplay particolare, aveva tutti i personaggi possibili e immaginabili fino a quel momento, addirittura di GT, e anche non di Dragon Ball, ma sempre di Toriyama. Quindi questo manca sull'attuale Dragon Ball. Non è... magari ne saremo più consapevoli la settimana prossima, su come è andata veramente. Però le recensioni sembravano positive. Poi non so se Dragon Ball è uno di quei casi dove c'è il minimo sindacale, un po' per Pokémon, come per Pokémon. Ah sì, guarda, per la maggior parte dei prodotti sì. Oltre, cioè, Pokémon c'ha il fatto che puoi anche uscire un gioco che non parte, voto minimo è 75, praticamente non puoi mai scendere, quindi boh, mi fido e no di queste cose qua. Per quello che io ho visto finora sono abbastanza deluso, poi vedremo, non lo so. Non ha rispettato l'hype? Secondo me no. So che è un'opinione in disaccordo con praticamente tutto il percepito delle persone intorno a noi, però... Che te devo fare se la vedo così?